Beh, ci risiamo. Ogni anno, sotto le feste di Natale, vado regolarmente a rispolverare i miei dischi dei New Order, di Blondie e dei Depeche Mode. Poi mi ritrovo arrotolato in un play da guardare per la 100ª volta i Goonies o Fuga da New York. Le festività mi fanno ripiombare negli anni 80, ogni anno senza eccezione. Sono nato nel 1980 e, se devo dire la mia, considero una grande fortuna e una grande maledizione aver vissuto la mia infanzia in questo decennio di croce delizia, che a distanza di 30 anni ricordo ancora con tutta la sua luce patinata, nonostante l'abbia vissuto come un bambino. È difficile comunicare al mio pubblico, composto a maggioranza di persone che gli anni 80 non li hanno vissuti, cosa siano davvero stati gli anni 80. Ma ho voluto provarci, per cercare di gettare un ponte tra le nostre generazioni e per tentare di dirvi qualcosa che forse i vostri genitori non hanno voluto o potuto dirvi. C'è chi ha definito gli anni 80 un deserto culturale. E vi confesso che, per buona parte della mia giovinezza, da buon adolescente degli anni 90, ho creduto a questa fesseria. Finché, giunto ai 30 e ahimè infine ai 40, non ho iniziato a percepire dentro di me l'eredità di quegli anni. Finché, mio malgrado, non ho iniziato a sentire la mancanza degli anni 80. Erano anni di grande superficialità? Beh, erano anni superficiali a uno sguardo superficiale, se mi consentite il gioco di parole. Erano soprattutto anni di grande benessere, un benessere diffuso, largamente percepito e brillante. Riguardando le indimenticabili pubblicità di quel decennio, oggi, non si può fare a meno di notare una cosa. Negli spot non si parlava mai di soldi, non si faceva mai riferimento a delle offerte o degli sconti. Erano gli anni dove in 30 secondi si raccontava una storia a strappalacrime con in sottofondo una scala musicale e beh, quella era la pubblicità della pasta. Non c'era bisogno di parlare di soldi, perché i soldi c'erano. Una famiglia monoreddito poteva permettersi tranquillamente di pagare un mutuo e avere una macchina, in molti casi anche due. Io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia benestante, non ne faccio un segreto. Ma se ripenso alle famiglie che allora consideravamo povere, viene da ridere, perché oggi sarebbero considerate famiglie normali. Tutti gli alberi di Natale avevano alla base una montagna di regali. Tutti andavano in vacanza almeno 2 settimane ad agosto e c'era gente che se ne andava in pensione a 42 anni. Un operaio che si licenziava il venerdì pomeriggio, il lunedì successivo era a lavorare in un'altra fabbrica. Il precariato non si sapeva nemmeno cosa volesse dire. Erano gli anni in cui Craxi parlava del nostro futuro luminoso seduto sulla cassa di un supermercato e molti pensavano che non ci fosse ragione di non credergli. Certo, nessuno sapeva quanto costava e quanto sarebbe pesata sul futuro questa festa. E chi lo sapeva se ne fregava. L'avremmo scoperto dopo, troppo tardi per porvi rimedio. Questo benessere patinato gettò su tutti gli anni 80 questa luce di allegria, di grande allegria e di grande fiducia. Anche vissuti con gli occhi di un bambino, vi posso dire che questa serenità si percepiva con chiarezza. Pensavamo che saremmo cresciuti per sempre, che saremmo stati sempre meglio, che ormai fossimo invincibili. Guardare un film come Ritorno al Futuro, parte seconda, vale più di un trattato di sociologia perché mostra come gli anni 80 guardavano al loro futuro. Si pensava che nel 2015 avremmo avuto skateboard e macchine volanti e che avremmo usato la spazzatura come combustibile. Invece siamo nel 2022 e viviamo un incubo che per superficialità, ignoranza, avidità e cattiveria è 10 volte peggiore di quanto gli anni 80 siano mai stati, persino nei loro punti più bassi. Perché gli anni 80 non sono stati un deserto culturale. La grande luce creò, di riflesso, una grande zona d'ombra, di grande creatività. Erano gli anni in cui Joy Division, orfani di Ian Curtis, diventavano i New Order, in cui la luminosità dei Duran Duran o degli Spandau Ballet veniva controbilanciata dalle liriche struggenti degli Smiths e dei Cure. Sulla letteratura si abbatteva la penna minimal di Bret Easton Ellis e nel mondo del fumetto piombavano autori cupi, anticonformisti come Alan Moore e Frank Miller. L'eccesso patinato covava i germi di quelli che sarebbero stati gli anni 90. I Jesus and Mary Chain introducevano lo shoegaze nel mondo della musica e Spider-Man usciva boccheggiando da una tomba nell'ultima caccia di Kraven. Gli anni 80 sono stati anche questo. Certo, io allora queste cose non le sapevo, ero un bambino. Mi limitavo a osservare mia cugina più grande che col tempo ripudiava Simone Le Bon passando progressivamente ai Depeche Mode. Guardavo cartoni che oggi non andrebbero mai in onda su un canale orientato ai bambini, come Kenshiro e l'Uomo Tigre. Era l'epoca di Junior TV e Italia 7. Agli adulti non interessava granché cosa c'era nel contenitore. Era un cartone, quindi era per bambini. Erano i tempi delle interminabili partite di Ollie e Benji, di Yattaman, di Mazinga Z. L'animazione per adulti non era nemmeno concepibile. I Simpson erano dietro l'angolo, ma per quanto ne sapevamo erano più lontani di Alpha Centauri. Le giornate erano scandite da una regolarità e una serenità che oggi si fa fatica a descrivere.
ed è questo senso di sicurezza, la sensazione di arrotolarsi in una coperta calda in cui si è al sicuro, che mi manca di più degli anni 80. Mio padre che mi insegna a giocare a scacchi nel soggiorno, un pomeriggio passato a giocare coi Masters insieme agli amici, il Commodore 64 incastrato sotto la TV a tubo cattodico, le videocassette della Disney, quella roba lì. Perché poi a un certo punto la festa è finita. Non so dirvi di preciso chi è stato a suonare la campanella, se sia stato il muro di Berlino che veniva giù, l'Unione Sovietica che si disintegrava all'improvviso, la bufera di Tangentopoli, le stragi di mafia o la guerra nel Golfo. Successe tutto tra l'89 e il 92, come una specie di tempesta perfetta e boom, gli anni 80 erano finiti. Un colpo dopo l'altro, una picconata alla volta, si era disintegrato tutto. Ricordo ancora con chiarezza, forse troppa chiarezza, mio padre in piedi nel soggiorno che guarda in silenzio la televisione mentre i carri armati sfilano in Piazza Rossa durante il golpe fallito del 91. Quell'espressione che non avevo mai visto sul volto di un uomo fiducioso, gioviale, anche ricco a suo modo, l'ho poi rivista molte altre volte, troppe volte. Perché era morto qualcosa e lo sapevamo tutti anche senza dircelo. E da allora, crescendo, ho visto il mondo usare la parola crisi più volte di quante riesca a contarne. La guerra fredda non era un bene, non lo era mai stato, ma nella mente della generazione dei miei genitori aveva creato una sorta di stabilità su cui si poteva contare e su cui, di riflesso, contavamo anche noi. All'improvviso il mondo aveva perso la sua stabilità e la sua fiducia nel futuro e ora si parlava di disoccupazione, di guerra, di crisi, di incertezza. Da allora non abbiamo più smesso. Siamo semplicemente passati da una crisi all'altra fino al 2022 e molti di voi che mi stanno ascoltando non hanno mai avuto modo di sperimentare nient'altro. Era l'inizio dei 90 e, a stretto giro, è arrivato il conto della festa. Abbiamo scoperto che quelli che ci prospettavano un futuro di crescita senza limiti l'avevano fatto su un castello di debiti che avrebbe pesato come un macigno su tutte le generazioni successive. Abbiamo scoperto che quelli che erano andati in pensione a 40 anni, beh, adesso erano da pagare. Abbiamo scoperto che i nemici dei nostri nemici non erano poi davvero nostri amici e che era gente pericolosa, per davvero. Abbiamo scoperto che un benessere fatto al 90% di plastica ha un costo in termini ambientali più alto di quello che potevamo permetterci. Gli anni 80 sono svaniti così, come il sogno di Jennifer Connelly in Labyrinth. La fiducia assassinata dalla stessa stupidità di chi l'aveva creata senza pensare alle conseguenze, mentre ognuno dei nostri eroi diventava progressivamente un mostro. Ma all'epoca ero già un adolescente, mi ero già infilato la mia divisa di flanella e lasciato crescere i capelli, avevo iniziato a fumare, ascoltavo i Nirvana, gli Stone Temple Pilots ed ero molto incazzato senza sapere perché. Il decennio precedente mi sarebbe venuto a mancare dopo, solo molto dopo. Sì, confesso, mi mancano gli anni 80, e più mi mancano più vedo che non erano terribili quanto li dipingevano. I Duran Duran erano commerciali, cazzo se erano commerciali. Ma se ascolti oggi un pezzo come Rio e lo confronti con la merda che passa in radio, beh, Simone Le Bon sembra Beethoven. Prendi un anno a caso come il 1987 e al cinema erano usciti Wall Street, Full Metal Jacket, La Storia Fantastica, Robocop, Predator, Balle Spaziali, Gli Intoccabili, L'Ultimo Imperatore, Good Morning Vietnam, Ragazzi Perduti, Hellraiser e Il Cielo Sopra Berlino. Potrei andare avanti, ma mi fermo qui perché se prendi uno qualunque degli ultimi 10 anni al cinema, il confronto è imbarazzante. Gli anni 80 sono stati tutt'altro che un deserto culturale, ma il grande rimorso, anche se la mia generazione, la cosiddetta generazione X, non c'entra nulla, è aver lasciato il conto di questa baraonda da pagare a voi. Tutto quel lusso brillante è stato costruito staccando un assegno in bianco sulle spalle di chi è venuto dopo, e questa è stata un'ingiustizia terribile, di cui prima o poi i cosiddetti boomers dovranno rendere conto alle vostre generazioni. Ma non so dirvi se a noi sia andata meglio, perché oltre ad avere la nostra fetta di fattura da pagare, siamo abbastanza vecchi da ricordarci com'era essere invitati alla festa, e vi garantisco che fa male, perché era bella. Era calda e confortevole, come una coperta di plaid mentre guardi Goonies. Spesso penso che, per quanto le cose mi vadano bene, non ritroverò mai più la sensazione di guardare per la prima volta il Batman di Tim Burton, con mio nonno seduto a fianco che non ci capisce un cazzo ma che è contento lo stesso perché non abbiamo un problema al mondo. Così era, e difficilmente sarà così ancora. Questi erano gli anni 80 per voi che non c'eravate e, se c'eravate, scusatemi se sono andato a dissotterrarli. So che avreste preferito diversamente. Si dice che l'infanzia finisce il giorno in cui scopri che un giorno morirai, e per noi, figli di quel decennio, non potrebbe essere più vero. Come dice una canzone che forse va oltre lo stesso significato che gli hanno dato i suoi autori, non si esce vivi dagli anni 80. Si esce con qualcosa di morto dentro, come se adesso si fosse un po' meno vivi, come se ti fosse stato portato via un pezzo della fiducia nel futuro. Un pezzo bello grosso,
grosso quasi quanto quel televisore in cui Michael Keaton pareva ingessato nel costume di Batman, e forte, come la mano di mio nonno che mi accarezzava la testa.